casa perché in bega niente nuovo, poi si tu guarda attorno. O compagni racconta niente nuovo che la pena nasconde. Allora, iniziamo con la domanda più difficile. Cosa ne avrebbe pensato Edoardo di questo film? Diciamo, negli ultimi anni della sua vita Edoardo De Filippo si occupava di realtà sociale. Ricordo di essere stato, diciamo, figuriamoci, un ragazzino su un palco insieme a Edoardo De Filippo, era un premio della critica teatrale. Noi avevamo fatto Tango Glaciale, io avevo 22 anni, Edoardo, molto anziano, veniva premiato per l'attività al carcere di Poggioreale, alla parte minorile del carcere di Poggioreale. Quindi questo cosa mi dice? Mi dice che Edoardo era per Edoardo era molto importante la dimensione sociale. Allora non so che cosa ne penserebbe, però diciamo sicuramente quel ricordo per me vale, cioè aver letto, diciamo, le sue dichiarazioni, no? Edoardo diceva: per me se un testo non ha una valenza sociale, non ha nessun interesse per me. Ecco, allora questo mi fa pensare che a Edoardo sarebbero piaciuti i ragazzi del NES, sarebbe piaciuto questo, di vedere questo testo così come l'abbiamo fatto in quella palestra occupata dagli attori del NES per farne un avamposto sociale e culturale. Il sindaco è cambiato in questi 50 anni, intanto è ringiovanito perché lo sappiamo, cioè la Camorra produce sempre più giovani i suoi, diciamo, militari in qualche modo, però è cambiato anche un po' il tessuto sociale. Lei, lavorando appunto nel contesto anche a cui accennava, che impressione ha avuto? Com'è cambiata Napoli, com'è cambiata la nostra società da quando Edoardo ha scritto questo testo a oggi? Molte cose sono cambiate, molte cose persistono, quindi ci sono cose in questo testo, se si pensa alla scena straordinaria di quando Baracano fa contare le banconote inesistenti al suo amico usuraio per punirlo. Qua dentro qua ci stanno tre pacchi da 100 ognuno, e sono uno, e sono due. Cose del genere, diciamo, lavorando a San Giovanni a Tiduccio con i ragazzi del NES, che magari nemmeno sanno chi è Edoardo De Filippo, però conoscono cose come quelle che Edoardo racconta, cioè forme di sopraffazione e di umiliazione che ancora fanno parte proprio del codice, diciamo, no? Del tessuto, delle relazioni, diciamo, in ambito camorristico. C'è una radicalizzazione tragica che corrisponde, credo, alla radicalizzazione che c'è stata nel mondo criminale a Napoli dagli anni 60 a oggi, che era allora non meno feroce di oggi, però oggi diciamo, attiene a un tempo e a un mondo come il nostro, no? Che perde sempre valori, no? Pezzo dopo pezzo, e quindi chiaramente, diciamo, diventa sempre più feroce. Lei ha parlato di luoghi abbandonati da Dio e dalla politica, che sono quelli dove si svolge la storia, ma anche dove avete lavorato voi con il vostro progetto teatrale. Il film e il testo di Edoardo, forse ancora di più, offre una lettura ma non una soluzione. No, ma perché Edoardo è uno scrittore, come ogni grande scrittore, diciamo, pessimista, cioè nel senso che non crede che ci sarà un mondo migliore, ma crede, come ogni grande scrittore, che il gesto individuale è quello che comunque ti salva e che ti dà senso nello stare al mondo. Questo mi sembra, diciamo, il punto più forte, insomma, è anche il richiamo che oggi più forte che Edoardo ci può dare, no? Almeno io sento molto questa cosa, credo che, a parte tutto, come cittadini, come persone, insomma, oggi siamo chiamati fortemente al sé, cioè il gesto politico più forte degli ultimi anni, si può dire, è stato quello del capitano Rackete, che ha deciso di far sbarcare le persone che aveva a bordo per non farle morire. Cioè è un gesto, è l'assunzione della responsabilità individuale, magari va a processo, magari viene condannata, però, come dire, è un gesto politico proprio perché è un gesto individuale. Dopo Edoardo Scarpetta, che cosa ci aspettiamo dal prossimo progetto? Diciamo, appunto, a me piace lavorare per grandi capitoli, quindi il sindaco è nato mentre contestualmente lavoravo all'idea di una serie su Edoardo.
E poi invece dalle ceneri di questa serie, di questo progetto di serie, invece è nato, diciamo, l'idea di fare un film su Scarpetta, perché appunto attraversando quel mondo, devo dire che il personaggio di Scarpetta mi affascinava molto e soprattutto mi dà la possibilità di fare un film con Toni Servillo, che ne sarà interprete, diciamo. E niente, quindi sì, ci saranno Che dei pagina collegamenti. porterete E della sua adesso troppe vita? cose su Scusi. Scarpetta non le posso dire, però diciamo certamente la questione padri-figli, così come importante nel sindaco, sarà importante anche in questo film qui. Sindaco, 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 Rorione Sanità.